Oggi di che cosa parliamo? Bene, oggi parliamo di tabaccherie, uno di quegli esercizi commerciali tipici, italianissimi, come il caffè sotto casa, il baretto sotto casa, il supermercato dell'angolo, oppure la cartoleria, insomma, o la macelleria di fiducia. Tutti quegli esercizi tipici che fanno bella, bellissima, la bellissima Italia. E allora, quest'oggi tabaccherie. La tabaccheria è uno degli esercizi più tradizionali del nostro bel paese, indicato fuori, come insegna, da una grande T che indica appunto la tabaccheria e sotto una scritta Sali e Tabacchi, Monopoli di Stato. Perché Monopoli di Stato? Intanto la parola monopolio è una parola interessante, ancora una volta una parola che viene dal greco, monos poleo, cioè colui che può vendere da solo quel tipo di merce. Si parla di monopolio di Stato perché? Perché soltanto lo Stato può commercializzare quella merce. E così era anche per il sale. Pensate quanto è prezioso il sale. Se ancora oggi usiamo per lo stipendio delle persone il termine salario, perché i consoli romani, i magistrati romani e i legionari venivano pagati in sale, appunto, da cui salario, che poi significa stipendio. Pensate quanto è importante, il sale nella storia dell'umanità. Bene, il sale era monopolio di Stato. Lo era dal 1862 e lo è stato fino al 1974. E ancora resta la scritta, quindi, Sali e Tabacchi, monopoli di Stato. Restano monopoli dello Stato in Italia la vendita delle sigarette, la vendita dei fiammiferi, pensate, eh? Fiammifero, altra parola particolare. Questa viene dal latino, però. Fiamma e fero. Chi ha fatto il liceo classico? Chi ha studiato il latino? Vi ricordate la coniugazione del verbo fero? Fero, fers, tulli, latum, ferre? Quanto ci abbiamo studiato come verbo irregolare. Bene, fero vuol dire portare. Portare la fiamma, appunto, fiammifero. Interessante, eh? Bene, dal tabaccaio si trovano le sigarette, si trovano i valori bollati su cui lo Stato ha ancora un monopolio. Si trova la possibilità di poter giocare ai tanti giochi della fortuna, eh? Chi vuole essere milionario, per esempio, le lotterie, anche quello, il gioco è monopolio di Stato. Ed è monopolio di Stato anche la vendita dell'alcol, per cui troviamo il timbro, del monopolio di Stato sulle bottiglie, per esempio dei superalcolici. Bene, dal tabaccaio che cosa si trova? Le sigarette, si trovano i sigari, abbiamo detto dei fiammiferi, i cerini e tutti, insomma, quegli strumenti e quelle utilità, che fanno più felice la vita di un fumatore, per esempio del fumatore di pipa, eh? Quindi si trova anche il tabacco per masticare, oppure il tabacco da sniffare, oppure il tabacco da pipa, o il tabacco per farsi le sigarette. All'Ornitania Guido Romano parliamo proprio di questo, di tutti quei termini, di tutte quelle espressioni che ruotano attorno al mondo del tabacco. Ricordate? Bacco, tabacco e Venere. Evviva! E allora oggi parliamo del fumo, eh? Quindi iniziamo con appunto il fumo. Vedete questo ragazzino che sta fumando? Ecco, questo ragazzino che sta fumando è il tipico giovane italiano che, insomma, ama il tabacco. Allora, la prima domanda che bisogna fare quando si vuole accendere una sigaretta, quando si ha voglia di fumare, è chiedere agli altri il permesso. E come si chiede? In questo modo. Posso fumare? Scusi, posso fumare? Se è formale. Se invece è informale, è scusa, posso fumare? E l'altra persona vi risponderà: sì, certo, puoi fumare. Oppure no, mi dà fastidio il fumo. Ecco, l'altro potrà rispondervi: no, mi dà fastidio il fumo. Oppure sì, non mi dà fastidio, fuma pure. Certo, puoi fumare. Oppure bisogna chiedere dov'è la zona fumatori, perché, come vi ho detto, in molte zone non si può fumare. Per esempio, non si può fumare nei ristoranti, non si può fumare nei luoghi pubblici, che non siano all'aperto. Ecco, non si può fumare in prossimità dei palazzi. Allora si chiede dov'è la zona fumatori? Oppure dov'è la zona non fumatori? In modo tale da poter scegliere il luogo migliore se il fumo dovesse dare fastidio. Vedete? Qui là c'è un segno che indica che appunto si può fumare, questa graffetta verde, e qui invece c'è il segnale di divieto. E troverete proprio questo segnale di divieto, che non si può fumare. Se non avete una sigaretta,
volete chiederla, si chiede in questo modo. Ha una sigaretta? Se è formale. Oppure se è informale, hai una sigaretta? Oppure possono chiedervi. Hai una sigaretta? Possono chiedervi. Ha una sigaretta? E voi potete rispondere. Sì, certo, prendi. Oppure no, non fumo. Ecco. Ancora, formale. Ad accendere? Questo è l'accendino, vedete l'accendino. Si può accendere con un accendino, oppure con i fiammiferi, oppure con i cerini. Quindi, hai da accendere? Informale. Sì, ho da accendere. Sì, tieni, accendi. Oppure potete dire, mi dà fastidio il fumo. Mi dà fastidio il fumo. Ecco, così siete molto autoritari, molto perentori, si dice, perentori. Vedete? Un bel punto esclamativo. Questo cartello di divieto indica che in questa zona è vietato fumare. Se c'è questo cartello di divieto, non si può fumare. Ancora, potete chiedere, dov'è la tabaccheria? Tabaccheria, vedete il simbolo della T, dei tabacchi, e sotto c'è scritto sali, tabacchi, valori bollati, appunto i monopoli di Stato, il numero della rivendita, questo RIV significa rivendita, ed è il numero appunto che identifica la tabaccheria. Questo invece è l'emblema della Repubblica Italiana, ne parleremo, uno dei simboli più importanti con il tricolore del nostro paese, l'emblema della Repubblica Italiana che ha una storia bellissima. Comunque la T indica appunto tabaccheria, quando vedete questa insegna sapete che lì c'è questa rivendita di tabacchi. Quindi dov'è la tabaccheria? Dov'è il tabaccaio? E vi risponderanno la tabaccheria è in via, oppure la tabaccheria è dietro l'angolo, oppure è lì la tabaccheria, o ancora se sono molto gentili vi diranno vi accompagno io alla tabaccheria. Quando sarete dal tabaccaio o in tabaccheria chiederete un pacchetto di e direte il nome delle sigarette. Ci sono anche delle sigarette italiane, quindi tabacco coltivato in Italia con manifattura in Italia, quindi potete chiedere anche delle sigarette italiane, quindi un pacchetto di e dite il nome della sigaretta, oppure dite il nome della marca che più vi interessa, a quale siete più affezionati. Potete chiedere anche dei fiammiferi, quindi si chiede dei fiammiferi, grazie. Quindi potete chiedere anche dei fiammiferi, grazie. Abbiamo detto che fiammifero viene dal latino, fiamma e fero, cioè colui o la cosa che porta la fiamma, appunto. Insomma, questo è tutto rispetto al mondo delle tabaccherie e dei tabaccai. Avete una bella finestra informativa, così che se vi dovesse venire voglia di fumarvi una sigaretta o una pipa o un sigaro, beh, sapete dove andare. Tenendo presente che da tabaccherie vendono tante altre cose, come per esempio le caramelle, i cioccolatini, oppure appunto la possibilità di giocare al gioco del lotto. Ne parleremo. Evviva!